Quali sono le cose da sapere quando si è in gravidanza in questi mesi così difficili, caratterizzati dal Covid-19? E soprattutto, cosa succede in questi mesi in corsia, negli ospedali dove le donne in attesa sono ricoverate? Sentiamolo. Bentornati a Prima Pagina Salute. Oggi parliamo di gravidanza e Covid, un binomio in effetti che potrebbe far paura, ma ne parliamo in maniera molto approfondita col professor Marco Palumbo, che è direttore di ginecologia ed ostetricia all'ospedale San Marco presso il Policlinico di Catania. Benvenuto, benvenuto professore, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Bene, cerchiamo di fare chiarezza intanto su cosa sta accadendo in questi mesi rispetto alla gravidanza e alla gestione dell'eventuale infezione da Covid. La prima domanda che le voglio fare è questo, proprio perché sappiamo che la gravidanza comporta degli inevitabili cambiamenti nel sistema immunitario di una donna e che quindi possono anche aumentare il rischio di contrarre infezioni virali, tra cui per esempio, ahimè, quello della SARS-CoV-2. Ecco, vorremmo capire intanto questo. Le donne in gravidanza hanno, diciamo, un maggiore rischio di contrarre il virus rispetto a donne non gravide, quindi soprattutto ci riferiamo all'infezione grave da Covid. Allora, sul maggior rischio di infezione, l'infezione ovviamente non è poi la malattia, è il Covid, quindi l'infezione è un'incidenza uguale alle altre pazienti, alla popolazione generale. Sul invece malattia, quindi sulla sintomatologia e sul fatto di sviluppare una sintomatologia più o meno grave, questo invece possiamo rassicurare. Perché comunque noi abbiamo seguito oltre 200 casi di gravidanze Covid e diciamo solo due hanno avuto bisogno di una terapia intensiva senza andare in respirazione poi diciamo soltanto con alti flussi di ossigeno. Quindi sei hanno avuto sintomatologie e solo due su 200 hanno avuto problematiche. Quindi in realtà sia per l'età delle pazienti, ovviamente una paziente gravida ha un'età che si aggirerà tra i 25 e i 40 anni e quindi è un'età giovane, quindi a minor rischio di una patologia grave, sia perché probabilmente la gravidanza, come diminuendo la risposta immunitaria, come succede in tutte le altre malattie autoimmune, fa sviluppare meno questa è la patologia grave. Bene, l'altra domanda che secondo me un po' tutti coloro che ci stanno seguendo si fanno è questa, ma invece da un punto di vista del neonato, la salute del piccolo in caso di positività è a rischio? Magari si possono infettare a seguito del contatto con la madre positiva durante o dopo il parto? Anche qua posso posso rassicurare le donne grandi, nel senso che tutte le pazienti che hanno partorito non hanno trasmesso il virus al feto, quindi il feto non ha contratto infezione e malattia. Successivamente, almeno fino al momento del ricovero, sicuramente no. Non ci sono studi che possono indicare anzi il trasferimento degli anticorpi da parte della madre al feto. Quindi anche qua mi sento di rassicurare le pazienti in gravidanza. Bene, queste mi sembrano già due ottime notizie, sia la prima che la seconda. Passiamo invece ad un argomento che riguarda un po' tutti, anche chi ovviamente non si è infettato, anzi soprattutto chi non si è infettato, cioè le donne in gravidanza e allattamento non sono state incluse nel trial di valutazione dei vaccini, sia Pfizer che Moderna che AstraZeneca.
e per cui pare che non disponiamo di dati di sicurezza ed efficacia relativi a queste persone. E ci spiega questo dato? Ma io penso che solo nella prima fase, penso che già da oggi si stiano facendo dei trial sui vaccini, soprattutto questi mRNA, sulle pazienti gravide e allattamento. Penso che dalla tipologia di vaccino, come il vaccino per l'influenza, potrà essere fatto nelle pazienti gravide e in allattamento. Anzi, io spingo anche attraverso associazioni per cercare di velocizzare questo punto, soprattutto nel poterlo fare nel secondo trimestre, che diciamo è una fase più serena della gravidanza, in modo da poter evitare diciamo, l'infezione e tutto quello che comporta nell'ospedalizzazione, nel contatto con l'evento poi parto, che è un evento felice, che viene a mancare il contatto sia anche dal padre stesso, i familiari, eccetera, e quindi la donna poi rimane per forza di cose isolata nella sua maternità. Bene, professore, lei in questa maniera ci ha inquadrato un po' i temi più urgenti rispetto alla puntata di oggi, che appunto è dedicato al rapporto tra Covid e gravidanza. Però lei è comunque un medico che ci può rilasciare un'importante testimonianza sul campo, nel senso che lei si trova in un reparto dedicato. Ci può raccontare cosa sta succedendo, cosa è successo in questi mesi? Sì, allora noi siamo stati punto di riferimento per la Mezza Sicilia, quindi tutta la Sicilia orientale, delle pazienti gravi di Covid. Ho detto appunto che abbiamo avuto oltre 200 ricoveri. Siamo, diciamo, mentre in una prima fase non abbiamo avuto molte gravide Covid, diciamo il picco l'abbiamo avuto durante novembre e dicembre, con circa un parto al giorno Covid, mentre ora chiaramente ci siamo abbassati a circa 15 parti al mese, quindi un giorno sì, un giorno no. Dal punto di vista organizzativo, invece, mi sento anche là di rassicurare le pazienti, sia quelle Covid e quelle non Covid, perché abbiamo istituito sin dall'inizio dei percorsi completamente separati, con aree di biocontenimento per le pazienti Covid, con aree grigie in attesa di tampone, che devo ringraziare appunto il laboratorio che ci dà un risultato molecolare in soli 50 minuti e quindi ci aiuta nella diagnosi. E poi sala parto e sale operatorie separate per le Covid rispetto alle pazienti non Covid, così come i reparti. Quindi le pazienti Covid e non Covid prendono due strade veramente separate che non si incontrano, e quindi con la sicurezza sia da parte degli operatori sia da parte appunto delle pazienti anche non Covid che vengono a partorire al San Marco, e quindi devono avere l'assoluta tranquillità di essere assistite in sicurezza. Ora, noi parliamo da Catania, però immagino che siano molte le strutture come quelle del San Marco che offrono all'utenza dei reparti appunto specializzati gravidanza Covid. Me lo conferma? No, in realtà siamo stati solo da noi nella Sicilia orientale e l'ospedale Cervello nella Sicilia occidentale. Poi ovviamente in Italia ci saranno altri punti di riferimento nelle varie regioni. Diciamo che ovviamente ogni ospedale deve garantire un'urgenza, quindi hanno un minimo di possibilità ovviamente di separazione tra Covid e non Covid, ma come poi punto di riferimento, poi per il parto, se non è un'urgenza, li portano qua al San Marco. Bene, professore, un'ultima domanda. Cosa si sente di consigliare alle donne già in gravidanza, magari da pochissime settimane, o che stanno programmando una gravidanza? Ma io sento intanto rassicurarle che hanno l'assistenza possibile, quindi anche se dovessero prendere l'infezione,
avranno tutto il supporto possibile. D'altro canto, di godersi la gravidanza, che è sicuramente uno dei momenti più belli per una donna, e di ovviamente durante la gravidanza cercare di evitare quei comportamenti che possono metterle a rischio di infettarsi di SARS-CoV-2, perché poi il risultato, non tanto per la malattia che magari non arriva ad essere grave, ma per poi passare quell'evento parto in maniera un po' strana, direi, in mezzo a tutti, personale bardato, eccetera, che sicuramente sarà attento, sarà, però non è la stessa cosa di passarlo in maniera più serena. Bene, professore, quindi, la ringraziamo. Penso che sia giusto godere. Lei, ricordiamo, è il direttore di ginecologia ostetricia all'ospedale San Marco presso il Policlinico di Catania. La ringraziamo, grazie soprattutto di averci spiegato tutte queste cose, di aver rassicurato sicuramente le donne che ci stanno ascoltando. Grazie ancora. Grazie a voi.